E la conclusione. Allora, buonasera a tutti. Questo è il primo incontro che l'Associazione del Libro e della Biblioteca organizza dopo sette libri per sette sere. Questa sera non presenteremo un libro, presenteremo però il contenuto che potrebbe diventare un libro. Cioè, stasera parleremo di un caso di sanità. Poi sanità è buono o cattivo, lo stabilirete voi. E prima di andare oltre, mi va di fare i migliori auguri al nuovo direttore sanitario, Francesco Rispoli. No, primario. Scusate, primario, evidentemente un poco del pronto soccorso. Esatto. Sarebbe troppo. No, vabbè, no. Non li vogliamo così. Michele Vitale, che è a Salerno conosciuto da tutti, un imprenditore che in Italia ha fatto un nome, qualche anno fa ha avuto una disavventura, un caso di improvvisa malattia, come lo dobbiamo dire? Un incidente che può succedere a tutti, vero? Ovviamente. Allora, sgombriamo il campo da possibili equivoci. Noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno, vorremmo piuttosto focalizzare l'attenzione sul fatto che le cose che succedono sul nostro territorio sono cose che riguardano tutti, sia nel piccolo sia nel grande, e tutti quanti ci dovremmo sentire responsabili di quello che succede sul territorio. E i casi di buona o cattiva sanità dobbiamo ricondurli anche questi a noi come un fatto di responsabilità sociale. Quindi non, con questo discorso di questa sera non intendo puntare il dito, non intendiamo puntare il dito contro nessuno, ma piuttosto cominciare a prendere coscienza che i fatti raccontati riguardano tutti e possono capitare a tutti, e cominciare a pensare come possiamo risolverli. Passo la parola adesso a Michele, che inizierà il suo racconto. Buonasera a tutti, vi ringrazio per essere presenti e per avermi ad ascoltare questo piccolo episodio di vita quotidiana aggiungere. E niente, una sera di giugno di circa 3 anni fa, mi accingevo a rientrare a casa con la moto, quando sul lungomare di Siderno ho avuto una caduta accidentale dovuta a un piccolo incidente di un contatto con un'autovettura. Sono caduto a terra apparentemente senza alcun danno. La moto ha proceduto pochi metri ed è caduta, e da lì non sono riuscito più ad alzarmi. Da quel momento è iniziato un percorso buio, dove ricordo soltanto qualcuno che mi diceva di salire sulla barella e niente di più. Per ritrovarmi, anzi, vorrei aggiungere che già davo dei evidenti segni di poca capacità di ragionamento, quindi avevo perso una lucidità nel parlare, avevo degli atteggiamenti di nervosismo, quindi mi infastidivo facilmente, tanto che i medici che sono intervenuti al primo attacco hanno ritenuto di bloccarmi nella barella in maniera da non poter fare danni. Da lì sono andato a Locri, cioè da Locri, ma no, sono, il primo intervento c'è stato a Locri. Locri hanno ritenuto che di mandarmi per accertamenti su Reggio. Reggio non mi hanno neanche sceso dall'ambulanza,
abitavo, avevo solo un comportamento anomalo che in una prima battuta l'hanno interpretato a uso di alcolici, cioè praticamente come quando ero ubriaco. E mi hanno rimandato a Lodi per farmi un ulteriore accertamento. Lodi non dovevano fare un attacco con Trasco, non avevano il mezzo per fare, quindi decidono di mandarmi a Polistena. A Polistena entro in coma e dopodiché, questo è quello che mi hanno raccontato, sinceramente che avevo vissuto io, cioè praticamente io sono caduto sul lungomare e mi sono ritrovato dopo 15 giorni, 20, a Crotone, cioè quando ho avuto nuovamente un momento di lucidità per rendicontarmi di dove mi trovavo. E a Polistena entro in coma, esco dal coma e decidono di mandarmi, non presentavo danni secondo loro, decidono di mandarmi a Crotone per la riabilitazione. A Crotone il problema era che io non stavo più in piedi, cadevo e avevo sempre questo atteggiamento nervoso per cui mi sedavano. Da qui è iniziato il mio calvario, una cosa che ho avuto sempre la fortuna di avere mia moglie dietro, che bene o male attenuava questa incapacità di... Ho cominciato a sentire dei bruciori ai piedi. E mia moglie, lo diceva il dottore, però sembrava che parlasse con nessuno, mia moglie è risalita poi, ha capito che era un problema di bruciore neuropatico. Così siamo andati con un'ambulanza, perché ormai ero in ambulanza, quindi mi ritrovavo con catetere e pannolone. Con l'ambulanza in un'altra sede sanitaria per fare l'elettromiografia e da lì si è cominciato a capire che avevo problemi di neuropatia e bruciore che sentivo i piedi. Dalle bruciore che sentivo i piedi erano interpretato a un problema di neuropatia diabetica e hanno iniziato a utilizzare i farmaci per il diabete, quindi metformina e insulina, però mi aggravavo sempre di più, cioè andavo sempre in questo stato di instabilità mentale, tanto che hanno cominciato a dubitare. Mia moglie gli aveva detto di fare la richiesta dal giudice per poter firmare al mio posto, quindi dovevano firmare tutti i miei parenti. C'è un'altra fila un po' particolare, cioè in cui una famiglia naturalmente che viveva tranquillamente comincia ad avere le prime difficoltà, perché oltretutto spostarsi sul Crotone significava anche spostarsi mia moglie, quindi con tutto il carrozzone assieme. Quando che hanno cominciato a dubitare, mia moglie aveva detto di fare la richiesta dal giudice per poter firmare al mio posto, quindi dovevano firmare tutti i miei parenti. C'è un'altra fila un po' particolare, cioè in cui una famiglia naturalmente che viveva tranquillamente comincia ad avere le prime difficoltà. Perché oltretutto spostarsi sul Crotone significava anche spostarsi mia moglie, quindi con tutto il carrozzone assieme. Questo è un problema che mi risale, perché a volte perdo la lucidità nella logica dello scorso. Lì faceva pure servizio di visite il dottore Ceglia di Bari, e attraverso una sua vista mi decide di mandarmi a Siderno per fare una risonanza magnetica sensibile. Mi portano a Siderno con l'ambulanza, la pazzella, mi fanno questa risonanza magnetica, da lì percepisce che c'è il problema della... praticamente io non drenavo più il liquor e quindi il cervello mandava impressioni.
quindi siccome il liquido normalmente quando c'è i bambini, il cervello dei bambini si espande, il mio ormai aveva raggiunto lo stato di naturale, quindi non si espandeva. E dice, bisogna fare un intervento, soltanto che eravamo già arrivati sotto Natale e quindi dovevo trovare la clinica per fare l'intervento. Mi segnalano su Bologna, è venuto pure un dottore a casa per far visitarmi, per cominciare a interloquire, per avere questa assistenza in questo nuovo ospedale, mentre l'Inps era, ritenevano che io mi dovessi operare sul Reggio. Sul Reggio proprio non se ne parlava, perché io c'ero andato, Reggio mi avevano mandato indietro, quindi non mi fidavo più della sanità in Calabria. E da lì ho pure attivato alcuni amici che bene o male sono distribuiti sul territorio nazionale, e mi hanno trovato, perché no, volevo essere garantito un pochino per avere la certezza di operazione alla testa, non è dire che l'operazione a un piede, quindi significava intervenire in un punto dove mi garantivano che avrei avuto una. E quindi ho trovato uno dei migliori neurochirurghi che c'era su piazza, ed era in una clinica privata a Gravedona, che è sopra il lago di Como. Prendiamo i contatti. È stata un'impresa, anche perché questo qui gli abbiamo mandato la cartellanza della mia figlia a Milano, per portargli la cartella clinica, l'ha visionata, ha detto che quello che c'era sulla cartella clinica non gli diceva niente, e quindi per avere la certezza dovevo fare un ricovero, e da lì avrebbero deciso se andavo operato oppure. Quindi non lo so se voi avete mai fatto un viaggio in aereo con l'accompagnatore, quindi quando non so poco c'è un'impresa, quindi gli alberghi, l'impossibilità di trovare alberghi che non avessero gradini, cioè siamo andati a Gravedona, abbiamo fatto un test di una settimana dove non vi dico che cosa non mi hanno fatto, cioè all'ultimo ho fatto una risonanza magnetica che sono rimasto 2 ore sotto la macchina della risonanza, cioè proprio hanno preso la radice del piede per vedere se avessi, e da lì ho detto che andavo operato. Quindi sono rientrato a Siderno, perché naturalmente dovevano organizzare l'operazione. Sono partito il 12 febbraio, ripartito nuovamente per andare ad essere operato. Il 17 e mi hanno operato, il 17 febbraio, il 15, non ricordo. Dopo l'operazione, la prima cosa che ho avvertito il giorno al risveglio dall'operazione era il senso dell'equilibrio, cioè, quindi avevo ritrovato me stesso, perché me l'ho perso, quindi trovo un'identità di movimento, che oppure ho cominciato ad avere una lucidità, cioè si è fermato, non palpettavo più, riuscivo a fare una logica negli argomenti e non ero nervoso più. Perché prima capisco perché mi legavano, perché quando diventavo nervoso diventavo aggressivo, quindi siccome che avevo pure una certa consistenza, quindi erano un pochino terrorizzati che finissero a far punto. E la ciliegina sulla torta è stato che poi dovevo fare la riabilitazione in questa clinica, e qui entriamo in un altro segmento che diabolico. Dovevo fare la riabilitazione in questa clinica dopo l'operazione, e soltanto che c'è stato il problema del Covid, quindi le cliniche private che avevano la sala di rianimazione dovevano naturalmente ricevere anche i malati Covid, quindi per sicurezza tutti quelli che eravamo in riabilitazione dall'operazione
dove avevamo 100 dimessi, soltanto che non ero in grado neanche di affrontare il viaggio, quindi sono rimasto un altro mese o due lì a Gravedona per recuperare un po' di, perché avevo perso 40 kg, quindi ero messo proprio in maniera, non stavo all'impiedi, quindi. E non vi dico che stare lì a Gravedona, perché era Lombardia, in quel periodo dove c'erano 1000 morti al giorno, non era proprio il massimo, no? Però poi ce l'abbiamo fatta, ad aprile siamo rientrati. Le prime difficoltà che ho incontrato qui è trovare un centro dove facesse la riabilitazione. Quindi sono andato su, mentre lì la riabilitazione è qualcosa di molto diverso di quello che c'è, perché anche qui a Lodi c'è la riabilitazione, dove ci sono dei bravi medici, tipo il dottore Mileto, che è un'eccellenza come i fisioterapisti che ci lavorano dentro, soltanto che sono messi a disagio in quella struttura un po' anomala, quindi non hanno servizi, mentre lì su Gravedona avevano la sala dove c'erano i lettini per fare fisioterapia, era qualcosa di largo, spazioso, i lettini erano grandi, c'erano più operatori che lavoravano, avevano la palestra con tutte le attrezzature possibili e immaginabili, c'era la piscina, quindi si faceva terapia di gruppo, perché io avevo perso pure, oltre l'incapacità di camminare, avevo perso pure dei movimenti che noi normalmente nella vita quotidiana li facciamo in maniera automatizzata. Io dovevo recuperare tutte quelle conoscenze che avevo acquisito, che nel frattempo le avevo perse. E quando sono arrivato giù, riabilitazione qua non se ne parla proprio. Non esiste, non abbiamo in Calabria, perché ho provato anche sul Catanzaro, non abbiamo un centro che si possa chiamare di riabilitazione, perché non è dire che lì ci vanno soltanto chi ha incidenti, si può andare, ci vanno anche persone che sono state operate di cuore, quindi è molto complesso la riabilitazione. E, dopodiché, un altro problema che ho riscontrato durante questa, che cosa è stato? Perché avevo recuperato la funzione, l'equilibrio, però ero soggetto a dei crampi continui, e quindi questa, la neuropatia stava procedendo pure, perché prendevo, per la neuropatia prendevo il gabapentin, che me l'aveva dato una dottoressa su Genova, perché non è un problema piuttosto per attenuare i bruciori della neuropatia del gabapentin. Prendevo 3 al giorno di 400. E quindi il problema è che qua non c'era un internista, perché praticamente l'internista che è quel dottore che valuta un pochino tutti i processi metabolici che uno si ritrova, e quindi guarda il tipo di terapia che sta facendo e quindi la riequilibra, quindi non è una figura a caso, perché io prendevo quasi 22 farmaci al giorno, quindi non era facile da gestire. Quindi avevo deciso di tornare su Genova, perché qua praticamente sempre terrorizzato. Per caso mia moglie, guardando su internet, perché abbiamo provato prima su Messina, non se ne parla proprio. Lì ho incontrato una dottoressa che mi ha visitato, che al di là che aveva un camice addosso che mi sembrava un cencio, un trattamento proprio, cioè a momenti mi ha trattato come
un qualcosa di materiale, perché non è facile poi, quando uno svolge il mestiere del dottore, riuscire a fare la differenza tra lo spirito e il corpo. Quindi mi ero perso, quindi stavo cercando di tornare su Genova, perché avevo una nipote che mi dava un contatto con un primario per fare questa terapia per la neuropatia, per capire perché c'erano tutti questi problemi di campi, di problemi di movimento. Incontro per caso mia moglie, trova su internet un neurologo, perché non ce ne sono tanti in giro, questo ve lo posso dire per convenzione di causa. Trovo un neurologo che è il dottore Trimboli, Michele Trimboli, fa studio a Polistena, e lui insegnava al policlinico di Catanzaro. Faccio una visita lì, mi sono sorpreso dell'assistenza, cioè proprio della interlocuzione che ho avuto con questo ragazzo, perché Michele Trimboli ha 35 anni, non è dire che mi fa la visita e mi dice: guarda, le dice, molto probabilmente possiamo pure risolvere questo problema che tu hai, oppure attenuarlo, perché c'è una nuova cura che è a base di immunoglobuline, che la fanno lì al policlinico, solo nei policlinici universitari, perché non la fanno questi ospedali. Dice, però dobbiamo fare un ricovero per fare tutti i test. Mi ricovero a Catanzaro, lì ho rivalutato la sanità in Calabria. Posso dirvi che il policlinico di Catanzaro si può appellare ospedale. Quindi mi hanno fatto tutti i test, una settimana, la solita settimana di test per capire quello che avevo, e hanno detto che potevo entrare a fare parte di questa terapia di sperimentale. Quindi ho oggetto di osservazione. Ho accettato, mi sono ricoverato, ho avuto il primo ricovero, ho avuto delle difficoltà anche perché si è creato un altro processo, cioè che hanno capito, e lì l'hanno capito, perché è un ospedale che praticamente ha tante specializzazioni, quindi un problema quando lo affrontano in maniera generale, non è che dice: sai, ho un dolore al piede, ti risolve il problema. Lì praticamente il dolore al piede, però vedono da che cosa dipende, quindi ci sono più figure specializzanti che praticamente intervengono e quindi accerchiano il problema e alla fine trovano, lo risolvono. Quindi si è verificato che, come assumevo questa immunoglobulina, il sodio mi scendeva. Quindi come mai avevo questo sodio basso? Sto sodio basso poi si è capito perché da cos'era dovuto, però a seguito poi di uno studio attento, praticamente si era danneggiato pure l'ipotalamo. L'ipotalamo qua all'interno c'ha l'ipofisi, l'ipofisi non produce più gli ormoni per il sodio, quindi il sodio, che è l'elemento principe della mielina, che è quel tessuto che ha il rivestimento nervoso, e quindi mi ha mandato in crisi tutto il processo nervoso. E quindi mi hanno eliminato la terapia che stavo facendo per il diabete. Quindi vedete che c'è. Chi aveva percepito che avesse una neuropatia diabetica era andato in errore, però il suo errore mi stava costando l'esistenza, perché praticamente la neuropatia montava, perché è partita dall'estremità degli arti, ma poi sale. E quindi hanno capito che avevo questo, mi hanno eliminato tutte le, sia
l'insulina sia la metformina, non le ho prese più, quindi bene o male il diabete lo controllo in maniera naturale e quindi adesso sembrerebbe che questa neuropatia si sia fermata, perché nell'ultima, perché ogni 3 mesi faccio un ciclo di immunoglobulina, nell'ultimo ricovero che ho avuto all'inizio di quest'estate, a luglio mi pare che mi sono ricoverato, hanno notato che praticamente, perché loro misurano la conduzione del nervo, è stabile come era l'anno scorso, quindi da qui ho ritrovato un pochino di coraggio nel riprendere la vita, perché normalmente la neuropatia quando si accanisce da 3 a 9 anni massimo è il tempo di vita che uno si ritrova a poter, quindi ritrovarsi con una tempistica certa della tua permanenza in questa dimensione complica la vita a chiunque, quindi con questo penso di aver detto un pochino tutto il percorso di questa esperienza. Quello che secondo me ci dobbiamo cominciare a preoccupare è che ognuno di noi si deve spendere per una dimensione sociale più attenta e ogni professionista che esercita una professione all'interno di una struttura appartenente allo Stato deve cominciare ad essere più responsabile a qualsiasi livello, perché poi qui entriamo su altri campi che non è né il luogo né il momento per poter discutere. Spero di non avervi annoiato, passo. No, niente affatto, Michele, non ci hai annoiato. Tutto, Massimo ci hai fatto preoccupare. Io immagino la tua famiglia, questi viaggi da Locri a Reggio, da Reggio a Polistena, da Polistena a Crotone, da Crotone a Catanzaro, da Catanzaro a Milano, da Milano a Genova, insomma questo pellegrinaggio immagino uno in termini economici che cosa può comportare, immagino in termini di sofferenze psicologiche, sofferenza sociale, lontananza dalla famiglia, vite interrotte. Quando dico vite interrotte intendo dire che ognuno ha la sua attività, ha un sogno da realizzare, deve accantonare quei sogni per poter affrontare l'emergenza. Perché io e l'associazione riteniamo importante, abbiamo ritenuto importante presentare il tuo caso. Non perché il tuo caso sia unico e solitario, magari lo fosse, ma perché il fatto di poter raccontare a viso aperto e tu cominci a raccontare e poi ne vengono altri racconti, diventa più difficile poi nascondersi dietro un dito oppure far finta di nulla. Poi ci deve essere evidentemente, diciamo, una responsabilità collettiva, e quando io dico la responsabilità collettiva intendo dire sia la responsabilità degli addetti ai lavori, ma anche la responsabilità dei semplici cittadini, sentire le cose che avvengono sul nostro territorio come cose che riguardano tutti, e realmente riguardano tutti, perché quello che è successo a te può in ogni istante succedere a ciascuno di noi e non è un fatto isolato, quindi non possiamo continuare ad immaginare che quello che succede è un fatto casuale, no, non lo possiamo, una maggiore responsabilità da parte di tutti. Io quando ho introdotto questa serata ho detto io non voglio puntare il dito, noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma siamo tutti coinvolti, cioè nessuno escluso. Ora, mi preoccupo quando sui mezzi di comunicazione di larga scala
si usa la parola espungere per dire che sono stati tolti i finanziamenti. Ora, non tutti sappiamo in automatico cosa significa espungere, è più facile dire togliere. Cosa puoi spiegare il riferimento? Alle somme che dovevano essere destinate all'ospedale di Logri per potenziare la struttura che ancora una volta viene praticamente depauperata, quindi è spunto l'ospedale di Siderio, è spunto l'ospedale di Logri. Beh, cosa resta da espungere? Noi, solamente noi. Ora, se qualcuno volesse aggiungere qualche parola alle cose che abbiamo detto, siamo qua. La sofferenza è tanta e non è soltanto di Michele o della moglie di Michele o della famiglia di Michele, e quante famiglie sono nelle stesse condizioni in cui si è trovato Michele. Anzi, diciamolo pure, Michele, tu sei stato uno dei fortunati, perché nel bene o nel male stai venendo a capo della situazione. Certo, stai venendo a capo dopo aver fatto il banco postale su e giù, dopo aver impegnato le risorse economiche della tua famiglia, dopo che i tuoi figli e chi ti stava vicino, i tuoi parenti, hanno lasciato quello che stavano facendo per dedicarsi a te. Ecco, io penso che di queste cose ne dovremmo parlare in maniera più diffusa. Io non posso fare il doppio lavoro, però provo a parlare. Cosa ho fatto? Quanti a parlare in maniera chiara, diretta, e a portare alla luce tutti i casi che quotidianamente vengono fuori, beh, poi ad un certo punto questo tappeto si dovrà pure spolverare qualche volta, quindi bisognerà sollevarlo. Prego, Maria. Io non volevo. Vabbè. Io proprio non volevo intervenire, Cosimo mi avrebbe lasciato fuori. È chiaro ed evidente che non ci penso nemmeno, non ci penso nemmeno di entrare nel merito di un caso clinico, assolutamente no. Però non credo nemmeno, Cosimo, che sia giusto affrontare il problema della sanità sul singolo caso, perché già ci vogliono delle riunioni mediche per parlare di un singolo caso clinico. Magari a me piacerebbe parlare del singolo caso clinico insieme o ascoltando fisioterapisti, neurologi e neurochirurghi. Per me questo sarebbe un caso da affrontare in ambito medico, perché non credo che sia questo. E se mi permetti, io prendo la parte, diciamo così, buona di volersi riunire per parlare di sanità. Perché guarda, ne abbiamo già discusso nelle riunioni preliminari, ero molto scettica rispetto a questa cosa, però guarda un po', capita a fagiolo oggi questa riunione, proprio perché non lo so quanti di voi sono venuti a conoscenza per far sapere tutto. Del fatto che praticamente nell'ambito di una riorganizzazione sanitaria regionale, la regione Calabria ha fatto una scelta. Uno può scegliere, e ha scelto di togliere i fondi che erano destinati alla ristrutturazione edilizia degli ospedali di Logri, Melito, Cetraro, Castrovillari, Paola, per indirizzarli a rimpinguare delle somme previste per gli ospedali di Cosenza, il nuovo ospedale di Cosenza, l'integrazione del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e il polo oncoematologico del Morelli di Reggio Calabria. Ora, è assolutamente giusto che questo, il GOM, soprattutto il polo oncoematologico,
e gli ospedali di Cosenza abbiano quello che è giusto avere, per carità, però operare queste scelte vuol dire comunque fare delle scelte, e secondo me sono scelte che hanno dei risvolti negativi, diciamola così, e questo per una serie di motivi. Allora, prima di tutto, quando noi accogliamo le persone, qualunque persona, in ambienti puliti, ordinati, accoglienti, è la persona stessa che si pone bene nei riguardi di quell'ambiente. Quando invece l'accogliamo, come lui diceva, magari la dottoressa col camice, insomma, che non c'è, oppure in ambienti che non è colpa di quello che ci sta là dentro, ma che sono sporchi, maltenuti, igienicamente poco gradevoli, ma perché magari ci sono i muri sullo stato, non perché non passano a pulire, per dire. E allora già ci si pone con un atteggiamento diverso. Quindi l'edilizia, la programmazione, la ristrutturazione ha un suo valore, anche perché indirizza i percorsi. Si può fare, per esempio, una bella edilizia prevedendo il pronto soccorso che è insieme sullo stesso piano dei reparti di emergenza o la radiologia, che è facilmente raggiungibile con dei percorsi. Il fatto dei percorsi l'abbiamo ben visto nelle difficoltà che ci sono state per il Covid, per esempio, no? Che ci sono percorsi differenziati. Quindi l'edilizia ha una sua importanza, gli spazi hanno una loro importanza. Avere degli spazi, diciamo, adeguati, ben pensati, proprio perché ci sono comunque dei criteri di ingegneria sanitaria. Se mettono un medico magari non lo fa bene, però se mettono un ingegnere che sa, in base a quelle che sono le attività mediche, organizza gli ospedali in un certo modo, presenterà le cose in un certo modo, e questa è una ricaduta sulla funzionalità. Perché? Perché avrà degli spazi adeguati per mettere le apparecchiature che sono sempre più innovative, magari non bisogno di particolari schermature, né di particolari adeguamenti, per esempio penso alla risonanza magnetica, le scintigrafie che hanno bisogno di una... E quindi, cioè, se ho degli ambienti fatti bene, avrò anche la possibilità di avere dei macchinari che funzionano bene, e quindi è tutta una reazione a catena. E per esempio, ecco, questo aspetto è una scelta che al momento ha fatto la Regione Calabria, dicendo che comunque questi fondi che per ora sono stati espunti e quindi cancellati di fatto, poi verranno ripresi, perché poi se si fanno degli accordi di programma con il Ministero della Salute e dell'Economia. Noi sappiamo che, insomma, è facile non fare un accordo di programma, è un attimo. Allora, noi abbiamo a Locri, ancora l'ospedale di Locri, a parte ovviamente la Casa della Salute di Siderno, che diciamo aveva dei fondi stanziati da anni, già stanziati, già fatti, perché dovevamo discutere. E come la Casa della Salute, l'ospedale di Locri ne aveva 14 milioni per ristrutturazione. E stiamo lì a dire, ma non ci sono più, ma non c'è sì, ma adesso li ritrovo, li hanno ritrovati adesso. Quindi una incapacità di utilizzare soldi già stanziati. Questa è una specie di mea culpa che bisogna anche diciamo, accettare da parte di quelli che sono i percorsi diciamo, amministrativi, i percorsi burocratici, perché probabilmente in altre regioni magari questi percorsi sono un pochino più veloci. E quindi, ecco, capita proprio bene questo, l'inizio, diciamo, di questo, per parlare in linea un po' più generale. È chiaro che ognuno di noi per la sua parte ha la sua parte di responsabilità. Io però vi pongo un problema, questo sì, da parte di una che è medico, insomma, di una lunga esperienza anche di lavoro. Guardate che essere è inevitabile, perché di fronte a un caso di sanità che non va bene,
è chiaro che uno già ha una responsabilità, poi ci sono anche dei criteri normativi, ci sono denunce, ci sono conti, processi, quindi il medico non è che il medico è sottoposto a che lo sapesse. Però guardate che dare addosso al medico non è una bella cosa a prescindere. Ecco perché non vorrei che si iniziasse questa cosa che ognuno porti il suo caso, perché magari adesso con l'intelligenza di Michele, il garbo tuo, ne parliamo serenamente. Ma se prendessimo questo avvio, probabilmente, non so, sappiamo come partiamo, ma non sappiamo dove arriviamo. E quindi questo è una cosa su cui io vorrei un pochino riflettere, perché, ripeto, i casi di malasanità ci sono le competenze adeguate, ci sono previste delle cose, sono previste le denunce, sono previste le responsabilità che vengono poi via via eseguite. E non dimenticate anche, questo lo dico, che ci sono addirittura delle attività proprio di avvocati che spingono a questa cosa. Quindi questo è un processo che non lo so, però è giusto che noi riflettiamo in maniera proprio decisa sulle carenze, perché lo stesso Michele ci ha detto: ho visto dei professionisti buoni, ma la struttura, ma gli ambienti erano improponibili, e quindi gli ambienti improponibili non puoi avere le attrezzature, e se non hai le attrezzature non hai, e poi anche l'aspetto culturale, perché se poi il medico, il fisioterapista non può mettere in pratica quello che magari ha studiato, è come se non ce l'ha, perché non ce l'ha come bagaglio di esperienza. Voglio dire, la coscienza di far parte di una regione arretrata richiede il diniego assoluto di farsi guerra tra poveri. Io non ce l'ho con Cosenza, non ce l'ho col nome di Reggio Calabria, ci mancherebbe pure. Però è un'altra, un'ultima considerazione, bloccami perché sennò poi non volevo intervenire, ora non voglio lasciare il microfono. Un'altra considerazione è che gli ospedali di primo impatto, no? Che si chiamano SPOC, lo guardo dagli aeroporti, lo SPOC, possono fare determinate cose. Per quelle, diciamo, di livello superiore, devono appoggiarsi all'hub di riferimento. Tanto per dire, visto che sono cardiologa, uno con un infarto acuto viene trattato nella fase acuta, poi, perché c'è una rete, mandato nell'hub di riferimento per fare le procedure emodinamiche che non ci sono nello SPOC, perché l'hub ha maggiore possibilità di procedure, quindi più esperienza da parte dei medici. Ci sono dei motivi per cui gli SPOC fanno le cose, gli hub là. Ma se tu lo SPOC lo rendi una specie di, non voglio usare termini offensivi, cioè qualcosa che è arretrato, ecco, diciamo arretrato, che non è in grado di dare le possibilità di, è chiaro che poi per ogni cosa vai all'hub di riferimento e l'hub dice: ma quante persone mi mandi? Io non ce la faccio, ma non ho medici, ma non ho cosa. Quindi congestioni. Quindi la sanità territoriale, perché tutto si va sull'ospedale? Perché non c'è la sanità territoriale e siamo sempre lì. E siamo sempre lì, quindi programmazione sanitaria, questo significa avere la capacità di sapere che ognuno deve fare il suo. E quindi tralasciare gli SPOC, perché questi ospedali che ho menzionato sono tutti SPOC, sono tutti di primo livello, di primo acchitto, ti sfida la medicina di base, che la medicina di base, diciamo, ospedaliera, è una medicina di assoluta qualità e di assoluta necessità, è imprescindibile. Poi magari se si ritrovano delle professionalità particolari, magari nello SPOC può fare anche delle cosine più fini e dicono: la vanno fatta in ospedale SPOC. Capito? Quindi basta. Grazie Mira. Io dico, è importante parlarne, è importante che ognuno non si rannicchi dentro il suo personale,
di quell'accaduto personale e considerare la cosa come un fatto personale. Questi non sono fatti personali, questi sono fatti che coinvolgono tutti. Abbiamo, diciamo di avere una sanità pubblica, e nel momento in cui mi avvicino ad una sanità pubblica o ad una struttura pubblica, il fatto che tratto diventa pubblico, non è personale. Quindi noi parliamo di questi fatti e ne dobbiamo cominciare a discutere ancora più approfonditamente, perché è da troppo tempo che andiamo avanti in questa maniera, cioè non rispondendo a quelli che sono i bisogni della comunità. Ripeto, non rispondendo ai bisogni della comunità. Evidentemente ci sono altre storie che non vengono fuori, e l'unico modo per farle venire fuori è parlarne. Sarà scomodo, certamente è scomodo, però è necessario parlarne. Ed è necessario che ognuno si senta responsabile di quello che succede sui nostri territori, tutti quanti noi. Bene, se non ci sono altri interventi, io chiuderei qua la serata, ringrazio Michele e speriamo di rivederci presto con belle notizie. Grazie a tutti, arrivederci.